E adesso, sperando che il martellamento feroce sia finito, lascio i microfoni a Rosanna del Comitato di Padova per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita o alcuni capitoli di essa. Comunque ve lo dirà tutto lei. Vai Rosanna, tutto tuo. Allora, intanto ringrazio la radio per averci dato questo spazio, perché comunque per parlare di queste cose non è così facile trovare spazi che permettano la divulgazione dei quesiti referendari e appunto dell'appuntamento che ci aspetta il 12-13 giugno, che è un appuntamento importante perché ci permette di cancellare parti della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Allora, proprio per dare delle prime definizioni di questa legge, è bene dirlo subito in partenza, perché secondo noi del Comitato per il Sì, questa è una legge ingiusta e disumana, perché è fatta di divieti e anche di nuovi e inaccettabili ostacoli per chi di fatto ha difficoltà di procreare. È tra l'altro vietata in questo senso la fecondazione eterologa. E per chi, pur essendo fertile, quindi in grado di procreare, è portatore invece di gravi malattie genetiche trasmissibili come la talassemia o altre malattie gravi, perché questi sono esclusi dalla legge. Però dopo entreremo anche più nel dettaglio rispetto ai singoli punti, però adesso è bene proprio mettere in chiaro alcuni principi di base. Questa, la legge 40, è una legge che di fatto pretende di stabilire, di decidere, a prescindere dalla volontà e dal desiderio di una coppia, a chi permettere e a chi negare il diritto di diventare madri e padri, e a chi e come poter avere figli. È inoltre una legge che di fatto non riconosce il principio della responsabilità delle donne e della loro volontà di essere madri. È poi una legge che non tutela la salute della madre del nascituro, perché vietando qualsiasi diagnosi preimpianto e lo vieta anche quando le probabilità di far nascere un bambino affetto da gravi malattie sono altissime. Inoltre questa legge obbliga l'impianto degli embrioni anche quando c'è la certezza proprio della loro malattia, e lascia casomai la libertà di ricorrere all'aborto terapeutico in un momento successivo, come se di fatto ponendo sullo stesso piano le analisi in provetta e gli interventi sul feto e sul corpo della donna. Tendo cosa che c'è il problema dei medici obiettori di coscienza sull'aborto. Appunto, appunto. Quindi è veramente una questione molto pesante. Una catena al piede grossa. Sì, appunto. Poi questa è una legge che impedisce la ricerca scientifica sulle cellule staminali, e quindi impedisce anche la ricerca per la possibilità di curare e combattere malattie genetiche incurabili quali l'Alzheimer, ma anche i tumori e altre malattie gravi. È poi una legge che in qualche modo vincola la laicità dello Stato, perché impone a tutti i cittadini comportamenti derivanti invece da principi religiosi, che sono di una parte dei cittadini di questo paese. Per cui, ripeto, crea un grave danno proprio alla laicità dello Stato, quindi alla possibilità. Anche perché questa è una minoranza, cioè i referendum sul divorzio e sull'aborto hanno dimostrato che quelle idee sono una minoranza sì, nel paese. Sì, appunto, anche perché poi ci sono anche persone cattoliche, religiose, che hanno che però hanno fatto ricorso all'inseminazione artificiale, hanno. È un problema poi alla fine di coscienza individuale, che è bene che sia lasciato al singolo o alla coppia, insomma, alla coppia, perché è importante quando si decide di diventare madri e padri, insomma, credo che è una scelta fondamentale, importante e che deve essere proprio lasciata in questa sfera di intimità fra i due partner. Perché se dovrebbe intromettere lo Stato? Non possiamo insomma intervenire pesantemente su questa scelta. E quindi è una legge che va profondamente cambiata, secondo noi, cancellandone le sue parti più crudeli, perché questo referendum non pone quesiti sì o no rispetto se siamo d'accordo o meno, ma proprio
prevede la cancellazione di parti di questa legge, che in qualche modo queste cancellazioni poi permetterebbero di leggere la legge invece come la vorremmo noi, che poi di fatto è un po' ritornare a com'era prima, come avveniva la fecondazione, la procreazione medicalmente assistita nel nostro paese. Questo referendum intanto è stato fortemente voluto, bisogna dirlo, dai cittadini italiani, perché la raccolta delle firme che abbiamo avviato l'estate scorsa proprio ci ha visto, noi del Comitato qua di Padova, ma a livello nazionale, protagonisti molto impegnati e con una raccolta di firme che è andata oltre ogni qualsiasi previsione. E io ho partecipato direttamente a questa raccolta l'anno scorso. Non è che venivano a firmare solo le donne o venivano a firmare solo i giovani, perché tante volte magari sì, adesso viene anche detto questo, ma questa è una legge che riguarda solo una certa categoria di persone, non è sentita, eccetera. Ma venivano veramente persone di tutte le età, persone anziane, c'era veramente un tantan, persone che mandavano altre persone, perché... E quello che veniva fuori, al di là magari della conoscenza precisa dei singoli punti, perché comunque è una materia complessa, veniva fuori questo problema della battaglia di civiltà, sì, no? del principio che non si può per legge appunto limitare la libertà delle persone, ma lo Stato invece deve garantire la rappresentanza di tutti i suoi cittadini all'interno di norme che vanno rispettate, ma in cui appunto il credo religioso o l'appartenenza a una certa categoria non deve assolutamente prevalere. È sulla... fatto dei cittadini. È fatto dai cittadini, di certo. Conseguenza. Ecco, per cui è proprio questo il motivo che spinge, che ha spinto molti cittadini a firmare questo, a firmare perché questo referendum si facesse. Poi abbiamo visto tutta la vicenda, comunque la difficoltà a veder attuato questa prerogativa democratica della nostra Costituzione, che è il referendum, infatti l'hanno messo il 12-13 giugno, no? Che è una data veramente difficile, perché già se pensiamo per esempio a tutti gli anziani, molti anziani che andranno nei soggiorni climatici, perché stiamo proprio analizzando anche come comitato, no? Quale sarà l'affluenza al voto. Molti anziani partiranno, no? Nei soggiorni, e quindi già una fetta, oppure molte mamme con i bambini piccoli vanno al mare a giugno, no? Per esempio. E non è un caso insomma che abbiano scelto queste date, perché la messa in campo delle forze che contrastano questo referendum è massiccia ed è, stanno tentando insomma. In effetti il comitato che andrà ad Anversa per il congresso mondiale delle regioni etniche rientrerà giusto giusto per votare oltretutto. Sì, sì, ma addirittura questo ci fa anche piacere, no? Abbiamo saputo così indirettamente che per esempio certi soggiorni, magari in certi comuni, fanno partire gli anziani alla domenica mattina verso le 10:30-11 per dare la possibilità comunque di andare a votare. Quindi c'è anche un certo accorgimento, no? Ma magari da amministratori illuminati che vogliono che questa... Tu parli di amministratori illuminati, faccio un piccolo esempio. Noi lo scorso anno a maggio abbiamo chiesto il teatro a Cittadella per fare un'opera teatrale sull'Inquisizione. E in questi giorni il Comune di Cittadella, la Società della Cultura, sponsorizza l'iniziativa del Vicariato di Cittadella sulla fecondazione assistita. Cioè, se si parla di Inquisizione non si può parlare, però il patrocinio al Vicariato di Cittadella gliel'hanno dato. Infatti io ho il manifesto in macchina del Comune di Cittadella, col Vicariato di Cittadella. Praticamente il Comune di Cittadella è pronto a dare il patrocinio a chi stupra bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, e non dai cittadini che chiedono giustizia e chiedono l'applicazione dei diritti costituzionali. Veramente, i miei complimenti. Ho il manifesto Vicariato di Cittadella con il patrocinio della Società della Cultura del Comune di Cittadella, per dare un'idea. Prima o dopo qualcuno si accorgerà che in questo paese è in corso
una guerra di religione, certo una guerra fatta nei limiti costituzionali, nei limiti del dibattito, però in realtà è questo, cioè è una guerra che va a costruire il futuro, va a chiarire quali sono i principi della vita contro i principi della morte. Speriamo che qualcuno si svegli, né? Tanto finora io e te reggiamo il mondo. Vai, è per certi versi una guerra impari, no? In base alle forze in campo, no? Però comunque a me, Francesco, piace avere grandi nemici. Però è giusto fare tutto quello che è il nostro potere, perché appunto, perché ripeto, sia salvaguardata la libertà, no? di tutti dei cittadini, al di là del credo religioso, del credo politico, questo è fondamentale, insomma. Ed è questo che anche noi come comitato ci stiamo sforzando di trasmettere a chi ci viene a ascoltare, nelle iniziative pubbliche che facciamo, a chi ci avvicina nei banchetti che stiamo predisponendo in tutti i mercati, in città, in provincia, perché proprio è questo che è il messaggio che deve passare, perché poi vabbè, possiamo anche scendere nel dettaglio della legge, perché comunque è anche importante sapere questo, però ripeto, è fondamentale questa battaglia di civiltà. Ecco, noi come comitato abbiamo prodotto anche del materiale che facciamo vedere nei nostri incontri, proprio per far capire bene cosa si intende cancellare, cosa significa questa legge 40, per entrare nel dettaglio. Perché c'è tanta ignoranza, insomma, tra virgolette. Faccio un esempio: la RAI ha approvato il palinsesto fino al prossimo referendum. Su 2880 ore ne ha programmate soltanto 7 di informazione. Radio Gamma 5 le ha già superate una settimana, queste 7 ore di informazione. Sì. Allora, onore a Radio Gamma 5, no? rispetto a questo. Allora, proviamo a vedere nel dettaglio quali sono i punti soggetti a referendum, no? E lo dicevo all'inizio quando elencavo le ragioni principali di opposizione a questa legge. Allora, c'è prima di tutto il divieto di produrre più di 3 embrioni, il divieto di congelamento degli embrioni e l'obbligo dell'impianto di tutti gli embrioni, anche se malformati o malati. Questo è uno dei punti. Allora, rispetto a questo, a questo divieto di congelamento degli embrioni, il limite a 3, noi sappiamo che le cellule uovo e gli spermatozoi hanno diversa capacità di fecondazione, quindi quando li mettiamo a contatto tra loro non possiamo prevedere di fatto quanti embrioni verranno prodotti. E limitando la legge a 3, il numero degli embrioni che si possono produrre, ci obbliga di fatto a mettere a disposizione degli spermatozoi non più di 3 cellule uovo, e la scelta poi di questi ovociti, diciamo, è assolutamente casuale, non possiamo sapere cosa succederà e come saranno. Quindi ci saranno coppie in cui nessuno degli ovociti diventerà embrione, e normalmente sono quelle in cui la donna ha più di 35 anni oppure il maschio ha un'infertilità severa, e questo grosso modo è il 50% delle coppie che si sottopongono alla fecondazione assistita. Ci saranno però anche coppie in cui tutti e 3 di fatto gli ovuli diventeranno embrioni, e quindi sarà obbligatorio impiantare questi tre tutti in utero, con un aumento dei rischi sia per la madre che per i feti, perché in questo modo ci può essere una gravidanza trigemellare, e questo è, sappiamo che essere una situazione piuttosto pesante e grave. Quindi ci sono rischi di malattie per la madre, in questo caso, per i feti, e inoltre, se l'intervento non porta ad una gravidanza, la donna, e quindi perché muoiono nel giro di poco, eccetera, l'intervento, praticamente la donna dovrà sottoporsi di nuovo a una stimolazione ormonale, che, guardate, è un vero e proprio bombardamento, perché bisogna produrre una iperstimolazione ovarica con
grave rischio proprio anche per la salute, per la salute della donna. Di ormoni di conseguenza, appunto. Sappiamo cosa significa. Mentre finora cosa succedeva? Che c'erano più ovociti fecondati, si congelavano, per cui quando quello impiantato, di solito venivano impiantati due, insomma uno o due, non andavano avanti, non sfociavano una vera e propria gravidanza, si poteva utilizzare questi embrioni congelati e quindi non sottoporre la donna a un bombardamento ormonale. Mentre adesso questo non è possibile, proprio perché non è possibile congelare gli embrioni. Ecco, noi diciamo che comunque anche questo è palesemente di fatto in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, perché c'è anche un ulteriore divieto in questa situazione, che qualunque embrione prodotto deve essere comunque impiantato nell'utero materno, anche se fosse portatore di gravi malattie o anche se la coppia nel frattempo avesse deciso diversamente. Siccome tra il momento in cui in vitro viene fecondato e il momento in cui viene impiantato in utero passa un certo tempo, di solito 8-10 giorni, per qualsiasi motivo che può succedere, la donna cambia parere, la coppia, ecco, più che donna, la coppia cambia parere, non è possibile, perché la legge prevede invece l'obbligo dell'impianto. Sono la tua amica. Bene. Benissimo. Prego. Infatti io stavo... Rosanna? Sì. No, nome. Anni, ecco, così abbiamo adesso Rosanna e Anni in trasmissione. Poi l'Anni è proprio la ginecologa che fa parte del gruppo scientifico, diciamo tecnico-scientifico del nostro comitato, e che ha prodotto il materiale in cui noi andiamo a spiegare nei singoli incontri proprio come avviene, cosa significa che... Entriamo nel merito, insomma. Signori, i microfoni sono vostri, sono accesi. Sì. Spezzateli tutti, spezzateli le reni a tutti i radioascoltatori, mi raccomando, decisione. Sì, stavo proprio guardando il materiale, no, che abbiamo preparato, e stavo parlando dell'obbligo dell'impianto, no? Anche se nei 8-10 giorni che intercorrono tra la fecondazione in vitro e l'impianto in utero, una donna o una coppia decide di cambiare opinione, insomma. E questo va contro di fatto un articolo della Costituzione, perché dove sta che uno non possa recedere da una decisione che ha preso, poi rispetto a una decisione di tale portata, insomma, perché può essere successo sia un problema medico, ma può essere anche, pensiamo solo a una coppia in cui il marito improvvisamente fa un incidente e muore. Anche solo in rianimazione. Per cui a un certo punto questa decisione viene rimandata, oppure può essere sospesa, o uno può dire non lo faccio più, insomma. Per cui è veramente, se ci pensiamo, sono obblighi che non sono assolutamente ammissibili. Sì, c'è, ecco, anche un altro problema. L'obbligo di impianto di embrioni riguarda anche gli embrioni che eventualmente avessero problemi, cioè avessero malattie, forse portatori di qualche malformazione, di qualcosa di simile, perché siccome la legge non consente la diagnosi preimpianto, cioè non consente di cercare se gli embrioni sono portatori di malattie ereditarie, per esempio, che possano stare nei genitori e che quindi siano trasmissibili, questo non lo possiamo più fare, quindi non possiamo assolutamente indagare se l'embrione che noi stiamo per impiantare è un embrione sano o no. Un discorso di questo genere è vero che non riguarda qualunque coppia, perché non è che a qualunque coppia si possa pensare di fare una diagnosi preimpianto, non ce n'è motivo. Ma ci sono coppie per cui il motivo c'è. Sono le coppie portatrici, per esempio, di malattie trasmissibili alla prole, che quando sono presenti in entrambi i genitori in forma lieve possono presentarsi come gravi nei figli. Sono le coppie di genitori di una certa età, donne oltre i 35 anni, per esempio, hanno maggiori probabilità di altre di avere bambini portatori di sindrome cromosomiche, cioè di malattie ereditarie. Tutte queste diagnosi si possono fare già prima dell'impianto.
la legge non consente di farlo e obbliga a piantare gli embrioni ottenuti comunque, senza nemmeno indagare se siano effettivamente embrioni sani o portatori di questi problemi. A questo punto la donna dovrà farsi comunque piantare gli embrioni ottenuti ed eventualmente, se fosse tra le donne che hanno un rischio particolare di trasmettere una malattia, chiedere di fare la villocentesi o l'amniocentesi una volta che la gravidanza sia effettivamente cominciata. Una volta ricevuto l'esito dell'esame, qualora ci fosse un problema, potrà ricorrere all'interruzione di gravidanza. Però voi capite che un conto è prevenire un'interruzione di gravidanza facendo una diagnosi precoce e prevenire la nascita di un bambino malato. La diagnosi pre-impianto, cioè prima di impiantare l'embrione in utero. Un conto è dover invece utilizzare altre metodiche che si mettono in atto alla decima, addirittura alla sedicesima settimana di gravidanza, per vedere se questo embrione ha problemi e poi lasciare ancora una volta la donna di fronte alla decisione se dover poi ricorrere o no all'interruzione di gravidanza. Quindi l'obbligo dell'impianto crea veramente dei grossi problemi in varie situazioni diverse. Sì, ecco, io finora avevo proprio parlato solo di questo punto, visto che tu sei professionalmente competente, no? Perché Anni è una ginecologa, magari ti chiedo di spiegare, di andare avanti con gli altri punti rispetto ai quesiti referendari, insomma, perché hai in mano molto più di me la materia. Un altro dei punti che sono soggetti appunto a referendum è quello che quel punto della legge in cui si prevede che queste tecniche siano applicabili esclusivamente alle coppie con problemi di infertilità. Questo cosa significa? Significa che molte coppie tra quelle che normalmente chiedono di poter accedere a queste tecniche di fecondazione assistita non potranno più nemmeno chiederlo. Perché? Perché certo esistono le coppie infertili. Le coppie infertili sono quelle in cui uno o entrambi hanno un problema di difficoltà a produrre una gravidanza, non però una mancata presenza di cellule uovo per la donna o spermatozoi per il maschio. Cioè non si parla di una vera sterilità, perché la persona sterile è quella che proprio non è in grado di produrre una gravidanza perché non ha cellule uovo o spermatozoi. Si tratta di situazioni in cui c'è qualche intoppo, qualcosa che non va, potrebbero esserci per esempio le tube chiuse ma le ovaie funzionano, potrebbe essere un uomo con una quantità di spermatozoi ridotta. Ecco, a queste coppie è ancora possibile applicare la tecnica perché utilizzeranno i loro gameti, la donna utilizzerà le sue cellule uovo, l'uomo utilizzerà i suoi spermatozoi. Ma se a una coppia capita malauguratamente che uno dei due sia effettivamente sterile, per esempio che il maschio non abbia spermatozoi nello sperma, e questo può capitare a tutte le età e può essere assolutamente imprevedibile, perché in realtà il rapporto sessuale avviene normalmente, l'eiaculazione è normale, è una cosa di cui non ci si accorge assolutamente di avere problemi di questo tipo. Oppure la donna sta bene, ha le mestruazioni e tutto, però magari può succedere che ci siano altri problemi per cui non riesce a produrre cellule uovo in grado di essere fecondate, o addirittura invece ha una menopausa precoce e quindi le cellule uovo non ci sono più, può capitare anche a 30 anni, o ha una sindrome particolare per cui nelle ovaie non ci siano cellule uovo e può anche non saperlo. Fatto sta che ci sono, oppure possono aver fatto una chemioterapia e quindi aver distrutto le cellule seminali, lei o lui. Tutte queste coppie, che sono spesso le coppie che ci chiedono la fecondazione, tutte queste coppie non possono più chiederla. Perché? Perché sono coppie che avrebbero bisogno della donazione o di ovuli, se la sterile fosse lei, o di spermatozoi, se lo sterile fosse lui. La legge non consente più la donazione di gameti, cioè di cellule uovo e cellule sperma, cellule spermatozoi, e quindi tutte queste coppie sono tagliate fuori. E allora cosa succede? Questa gente cosa fa? Se ha soldi va all'estero e si paga una fecondazione, si paga la donazione degli spermatozoi o delle cellule uovo. Se non ne ha, non se ne parla più. Sono persone che non potranno più pensare in nessun modo, qui in Italia, per come stanno le cose, ad avere un bambino. Ti chiedo, Anni, proprio a proposito di questo divieto della fecondazione eterologa, no? Sì, che certo. Spiega bene il termine, perché che eterologo è un termine che assolutamente... Eterologo in realtà è un termine sbagliato in questo caso, perché non si può chiamarla fecondazione eterologa. La fecondazione eterologa è quella fra specie diverse, cioè come se io e un canarino volessimo fare un figlio insieme.
Questo ovviamente è difficile poterlo ottenere, io non lo chiederei. Fecondazione eterologa, un termine sbagliato, si dovrebbe chiamare donazione di gameti, cioè la donazione di gameti è quella procedimento per cui in una coppia in cui solo uno dei due sia fertile, cioè abbia le cellule in grado di produrre un figlio, l'altra cellula, quella del sesso diverso dal suo, viene chiesta a un donatore che ovviamente rimane non noto, normalmente è così. Esistevano in Italia, esistono ancora all'estero, delle banche dello sperma, delle banche dell'uovo, in cui c'è la possibilità di chiedere, di ricevere una di queste cellule per la fecondazione all'interno di una coppia. Quindi c'è un donatore esterno che funge da... che regala, insomma, i suoi spermatozoi e la sua cellula uovo. Sì, poi... gli altri quesiti sono sulla ricerca, no? Di fatto. Sì, il quesito sulla ricerca è questo. Attualmente la legge vieta di fare ricerca sulle cellule staminali embrionali. Cosa sono le cellule staminali? Le cellule staminali sono cellule che in realtà abbiamo tutti nel nostro organismo. Sembra che quasi ogni tessuto possegga delle cellule staminali. Io non lavoro, non sono biologa, non lavoro in un laboratorio per la fecondazione assistita, sono ginecologa in un consultorio familiare e quindi non sono un'addetta ai lavori per la fecondazione. Quello che so delle cellule staminali è che appunto sono cellule che esistono anche nei tessuti adulti, esistono anche nel cordone ombelicale, sono quelle di cui si fa donazione, di cui le donne fanno donazione quando partoriscono, e sono le primissime cellule di cui è formato un embrione. Esistono quindi diversi tipi di cellule staminali. Sono allo studio delle metodiche per capire come queste cellule staminali possono essere utilizzate per restaurare, ricostruire, guarire tessuti che siano malati. Allora, attualmente si sta facendo uno studio a largo raggio, cioè si studia sulle cellule staminali embrionali, su quelle adulte, su quelle del cordone ombelicale. Perché? Perché non sappiamo ancora quale sarà il modo migliore di utilizzarle. Cosa c'è di diverso tra cellule staminali? Mentre quelle embrionali, parliamo dei primi giorni dopo la fecondazione, nel momento in cui l'embrione è composto di 4, 6, 8 cellule, mentre le cellule staminali embrionali sono, come le chiamano scientificamente, totipotenti, cioè possono trasformarsi in cellule di qualunque tessuto e organo. Quindi immaginate che ampiezza di possibilità di utilizzo potrebbe esserci. Le cellule del cordone ombelicale, quelle adulte, hanno la possibilità, attualmente nota, di riparare alcuni danni. Per esempio, quelle del cordone ombelicale possono curare le leucemie, altre possono, per esempio, curare i cuori infartuati. Ecco, di alcune cose conosciamo l'applicazione, di altre l'applicazione è in studio. Bloccare completamente tutta la ricerca sulle cellule staminali è un errore perché preclude la possibilità di trovare delle soluzioni. Certo, si continuerà a fare ricerca sulle cellule adulte, ma tutta una grossa fetta della ricerca e quindi dei possibili risultati così vengono amputati. Da notare che questa legge, tra l'altro, è anche poco trasparente, secondo me, perché non è che proibisca la ricerca, proibisce la ricerca su embrioni formati in Italia. Se si dovessero comprare cellule staminali dall'estero, in teoria si potrebbe anche continuare a fare ricerca. Ma allora questa è una questione di principio, che di principio ha pochissimo, a parte il fatto che si può benissimo non condividere questo principio, ma se è un principio così non è comunque salvaguardato. Semplicemente si decide che per l'Italia tutta una fetta di ricerca viene esclusa e che quindi i ricercatori o dovranno comprare all'estero le cellule staminali oppure più logicamente finirà che andranno all'estero a fare i loro studi. Sì, ecco, poi questa legge credo che di fatto pone anche dei problemi proprio alla classe medica, io dico, no? In qualche modo, perché intanto si dice che prima di questa legge c'era la giungla, e questo è già dire che i medici
finora ci hanno sguazzato, come dire, hanno fatto quel che hanno voluto senza nessun limite, nessuna, e questo già è un attacco. Spero, insomma, che non abbiano detto che i medici erano degli stragoni, perché sennò non offendersi, No. E allora vorrei proprio sentire dall'Annina questa, sì, dare una risposta a questo, se c'era effettivamente una giungla prima, oppure se comunque credo che ci servisca il codice, c'è un codice. C'è un codice deontologico, c'è un codice di autoregola anche dei laboratori e dei centri che facevano e che fanno la fecondazione assistita. Questo codice è sempre esistito, tant'è vero che in Italia non si è fatta clonazione, non si sono fatte e non si faranno mai, perché anche qualora la legge venisse modificata resta esclusa la possibilità di fare clonazione, di fare eugenetica, cioè di selezionare gli embrioni in base ad alcune caratteristiche per avere dei figli fatti in un certo modo, belli, biondi, alti, bassi, lunghi, stretti, assolutamente no, niente di tutto questo. Quello che invece era utile fare era dare delle regole che fossero comuni a tutti e note ai cittadini. Questo non si è voluto fare, si è semplicemente voluto fare delle limitazioni, porre dei divieti, porre, no? Dei divieti senza assolutamente nessuna misura, come posso dire. Sono divieti che chiamano regolamentazione, ma sì, non è. Ma non è una regolamentazione, nel senso che in altri stati d'Europa la legge è costituita in modo vario, cioè non sono tutte identiche le leggi, però se noi guardassimo, se avessimo davanti, come ho in questo momento, uno schema di come funziona la cosa nel resto d'Europa, noi vedremmo che per esempio in Francia la fecondazione con donazione di ovuli o di spermatozoi è possibile in alcuni casi, cioè quando non sia possibile ottenere un successo con altro sistema. Oppure in Germania, per esempio, è possibile nelle coppie sposate, cioè si possono mettere una serie di regole all'interno delle leggi, non si legifera solo dicendo si fa, non si fa, si può anche dire si fa con limiti, questa legge non è in grado di fare. Quindi io trovo che questo sia uno dei grossi limiti, il fatto di aver semplicemente posto dei divieti senza dare effettivamente delle regole di comportamento. Sì, possiamo dire che una parte dei cittadini hanno imposto quello che è il loro credo agli altri in qualche modo, no? Sì, hanno imposto un tipo di, ma non so neanche se chiamarlo credo, un tipo di mentalità. Un tipo di mentalità, ritenendo che questa fosse applicabile comunque a tutti. Cosa vuoi fare? Loro sono convinti che l'uomo sia creato di immagine e somiglianza di un pazzo e cretino, le cellule staminali stabiliscono che si possono invece modificare, trasformare, diviene all'interno della natura. Non te far problemi, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e usa un linguaggio molto appropriato nei confronti del cristianesimo, perché lo definiamo come un'organizzazione criminale, per cui sei nella trasmissione giusta. Cioè noi qui ormai sono dieci anni che trattiamo il cristianesimo per ciò che è e non per ciò che appare. Vai tranquilla, vai avanti, non c'è problemi. No, se ci sono problemi ci penso io. Sì, nel senso che queste sono le posizioni. Questi sono comunque pareri personali, certo. È la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Noi li rispetto come rispetto altri, ma vorrei che appunto ci fosse rispetto dei pareri delle persone e anche dell'orientamento, insomma. Ecco, poi c'è anche da dire che prima di questa legge, in un paese in cui c'è una natalità pari a zero, sì, diciamo, no? In cui molti predicano che bisogna mettere in atto misure per aumentare il numero dei figli, certo, no? Ci sono proprio dei dati, abbiamo dei dati che mettono a raffronto cosa c'era prima, quanti rispetto alla procreazione medicalmente assistita, quanti ne nascevano prima e quanti ne nascono adesso. Beh, è logico che i bambini che nascono calino, perché proprio per i difetti di questa legge inevitabilmente nasceranno con la fecondazione assistita meno bambini. Intanto tutti quelli che hanno uno dei due componenti della coppia sterile non potranno farla, quindi già tutti questi sono tagliati fuori. Poi proprio per il fatto che la legge obbliga all'impianto di tutti gli embrioni che si ottengano, nel caso che si ottengano tre embrioni, i tre embrioni vanno piantati tutti e tre.
e questo aumenta l'incidenza di aborti, perché le gravidanze plurigemellari più facilmente portano ad aborto, aborto che poi drammaticamente spesso avviene al quarto o al quinto mese, con l'angoscia conseguente per chi se lo deve subire. E quindi questo inevitabilmente porta a meno bambini nati e a più aborti che avvengono. Ma c'è anche un'altra cosa, che siccome noi abbiamo questo limite ai 3 embrioni da produrre, perché la legge prevede che se ne possano produrre solo 3 e non più di 3, e che tutti e 3 vadano comunque impiantati, allora a questo punto noi non possiamo più fare quello che si faceva prima, quando le cellule uovo ottenute dall'ovaio delle della donna che voleva diventare madre venivano confrontate, messe in presenza degli spermatozoi, e tutte quelle che venivano fecondate e creavano embrioni potevano essere utilizzate. Cioè alcune venivano impiantate subito, altre venivano congelate come embrione nelle primissime fasi di sviluppo, parlo del secondo o terzo giorno dal momento della fecondazione. Questi embrioni venivano congelati per poter essere utilizzati in un secondo momento, se questo primo tentativo di fecondazione andava a vuoto, ossia se la gravidanza non si verificava, c'era un'altra possibilità di provare, e forse un'altra ancora, se di embrioni ce n'erano un certo numero, oppure nel caso che questa gravidanza andasse avanti a buon termine, potevano essere utilizzati in futuro per avere un altro bambino. Per cui i trattamenti di farmaci a cui la donna doveva essere sottoposta erano molto meno numerosi, e inoltre il fatto di mettere con gli spermatozoi tutte le cellule uovo che si ottenevano faceva sì che fosse la natura a scegliere quale spermatozoo fecondare gli ovuli e quali ovuli fecondare, cioè erano le cellule maschio-femmina che messe insieme decidevano chi era buono e chi non era buono. Adesso che questo non si può più fare, perché rischiamo di ottenere più embrioni o comunque di avere problemi diversi, dobbiamo noi prendere 3 cellule uovo, scelte così, scelte con gli occhi, quindi non con un criterio scientifico, perché non esistono criteri scientifici per dire questa cellula uovo funziona, questa non funziona. Si mettono là, gli mettiamo insieme gli spermatozoi, e si vede chi viene fecondato. Magari viene fecondato un ovulo che poi non è in grado di andare avanti e la gravidanza non si verifica, o nessun ovulo viene fecondato. Quindi noi mettiamo le donne nelle condizioni di sprecare le loro cellule uovo se ce ne sono più di 3, e di rischiare di non avere nessun ovulo fecondato, perché non possiamo mettere la natura a fare quello che è ancora in grado di fare. Cioè a questo punto abbiamo medicalizzato ancora di più la fecondazione, anziché mantenere qualcosa comunque di naturale nel nostro modo di fecondare l'ovulo. Volete telefonate? Come? Sì. Se no va bene anche niente, continuate a parlare. No, non c'è problema. Se la gente ha voglia di chiamare. No, ma difficilmente la gente ha voglia di chiamare finché non abbiamo illustrato tutto quello che dobbiamo illustrare. Ecco, magari un'ultima cosa che anche qua. Attualmente, no, Anni, ci sono quanti embrioni congelati in Italia di cui non si sa che fine faranno? Anche questa è, per esempio, una situazione paradossale, no, che presenta questa legge. Sì, esiste un certo numero di embrioni che sono stati creati in passato, cioè fino al marzo dell'anno scorso, e che sono stati congelati perché all'epoca questo era ancora possibile fare. Si calcola che siano circa 30.000. Questi embrioni in parte verranno utilizzati dai genitori, cioè di questi embrioni, cioè quando le madri vorranno avere altri figli chiederanno di poter avere impiantati questi embrioni. Alcuni sicuramente non verranno richiesti. Attualmente è previsto che vengano tutti messi assieme in una specie di deposito, mi pare che sia, o che dovrebbe essere a Milano, e che rimangano lì, perché la legge non prevede nessun destino per questi embrioni, né la possibilità di un'adozione da parte di coppie che, per esempio, avessero problemi di fertilità, né nessun altro tipo di destino. Certamente non possono essere usati a scopi di ricerca, perché si è deciso che questo non si può fare. Rimangono lì fino a quando necessariamente moriranno, cioè non è che possono sopravvivere per sempre. Ma addirittura per assurdo li faranno battezzare. Sì, no, ma addirittura per assurdo, ai fini della ricerca, si comprano
dall'estero, sì, per cui ne abbiamo 30.000 congelati e li compriamo. Una volta si chiamava razzismo questo, non potrebbe, si usava la nostra, ancora... sì, si può ancora continuare, no, oppure ma... c'è qualche interesse sotto. Beh, anche io economico, quando... non lo so, a questo punto può venire in mente di tutto. Cosa vuoi? Va bene, allora io accendo i telefoni, naturalmente sapete le condizioni di questa trasmissione per i telefoni, 049 700 700, 049 700 838, per cui potete chiamare tranquillamente in linea. Continuate su. Sì, intanto vediamo. Facciamo una pubblicità. Pronto? Per... No, no. Ciao, ciao bello. Ciao Ivano. Saluto anche sì. Naturalmente Francesco. Ciao Francesco. Beh, inerente a tematica, sì. E penso che ormai la gente dovrebbe avere io, no? Sì, beh, ma aspetta un attimino, perché abbiamo delle difficoltà, delle interferenze, perché devono trovare delle cuffie, e Francesco adesso gli dà una mano per attaccare le cuffie, sì, perché sennò le signore aspetta, non... Aspetta. Vediamo. Beh, ci senti? Sì. Ci senti? Sì. Bene, bene, vai. Ci senti? Ani, ci senti? Perfetto, vai, vai, tranquilla. Niente, mi penso che ormai gente, no, cioè mi parlo per me, dopo non so, il popolo, la gente, se si è informato, se ti resta il referendum qua, mi se, da quando che si inizia le firme, sono stato uno dei primi, insomma, no, per dire, insomma, non so, insomma, se, talmente importante sta roba qua che penso che ormai, non so, è importante, oltre che importante è fondamentale per il futuro, insomma, de, no, secondo me, non so, adesso mi sai che mi è una tematica che sono un po' profano, però comunque mi è... L'importante è che andiamo porta a porta, dica la gente andare a votare, esatto. Cioè questa è la roba più importante che dobbiamo fare, come io con qui che parlo, per esempio la gente che parlo, che parlo mi parlo sempre questa roba qua, si tira fuori, ma tanti, veramente... Aspetta che la signora ha detto qualcosa, dimmi. Sì, Megano, io credo che lei ha detto una roba proprio giusta, è talmente importante. Sì, pensa, è fondamentale, pensa Ivano che una coppia su cinque, al momento, quando che vi cerca lentoso, gli scopre che Nise Boni restare incinti. Esatto. Una su cinque, per cui... Se mie e Uga avemo tre fiori mie e due genai, un mettemo, al manco uno avrà difficoltà a fare tosi. E si troverà davanti a una legge come questa che dice tre quarti delle volte non ti tiro neanche dentro, proprio non ti davo neanche risposta. Un quarto delle volte ti tratto anche mai. Sì, sì. E dopo cosa succede? Succede che gli prepara le valise e se va in Spagna e se va in Grecia e se va in Italia, sì, chi che viene? Perché qua che è una veramente un sistema, no, sappiamo benissimo, insomma, che il coto è lunghe uomini quei coto è che dirige a baracca e mamma parlando volgarmente. Comunque penso che tutti i nostri radioascoltatori ormai lo sanno, è una battaglia fra paganesimo e cristianesimo, esatto. Questa, che vogliano o non vogliano, che vogliano, si faccia finta o non si faccia finta, purtroppo è un calcio, non è severo. O l'uomo è padrone di se stesso, l'uomo è posseduto da qualcun altro, esatto. Questo è il discorso, non si piove sopra, insomma. Comunque è un argomento che sai che mi piace anche parlare. Va bene, dai. Comunque mi interessa l'argomento, okay. Mi raccomando, dica a tutti di andare a votare. Dacci una mano e vai e parla con tutti. Va bene. Sono stato uno dei primi. Perfetto. Va bene. Ciao Ivano. Ciao. Auguri. Ciao ciao. Pronto? Pronto, Claudio. Sì. Ciao, dimmi. Ciao, sono Cesarina. Ciao Cesarina, dimmi tutto, finalmente ti sento, dai. Mi sono una di quelle che al tempo passato andavo a tirare le firme per l'aborto, il divorzio, no? E quando che veniva fuori i bigotte dalla chiesa e mi diceva assassina. Sì, sì. Te l'ha capito? Sì, sì. Ecco, e adesso mi andrò a votare perché è un tocco che non vado più a votare per nessuno. Ma andrò a votare solo per fare rispetto chi cancari dei preti. Te l'ha capito? Sì. Ecco, darò a votare perché... Dai Cesarina, un'altra battaglia, su. Un'altra battaglia, Cesarina. Cancari, no, ma dopo quello che mi dà fastidio è che tante che va a parlare per il referendum, sono cattoliche. Sì, infatti.
Vabbè, ma sai, anche un cattolico, comunque anche un cattolico che sente un po' di ingiustizia, era anche ora, insomma, c'è bisogno di incoraggiarlo o bisogna proprio buttarlo giù? Non ho niente da dire, sono cattolico, qui come ti che l'ha fatto sta legge. Purtroppo sì. Mini di delizio, niente. Che vengo, Claudio, mia mamma, è morta nel 42, il tempo del fascismo, del parto. E il dottore che aveva detto che se aveva un altro fiore e moriva. Però le leggi del fascismo non gli ha permesso di fare l'aborto. Sì. E è morta io e anche il sposato, e ieri in 8 mesi. Fatti. E te vuoi che mi non mi ricordo queste robe? Sì. Ecco, ciao ragazzi. Ciao bella, ciao Giulia. Andrò a votare, è un poco che non me ne frega nessuno, ma andrò a votare solo per i preti. Brava Giulia. Ciao. Ciao amore, ciao, ciao, ciao. Questa è una testimonianza di alta democrazia, insomma. No, ma in effetti battaglie di libertà si sentono. Pronto? Pronto, ciao Claudio. Ciao Gigi da Mestre. Ciao Gigi, dimmi. Niente, volevo dire una sfaccettatura che nessuno forse ha toccato. Da un lato, io sono d'accordo col discorso di votare sì a questo referendum qua, no? Però, notare che non c'entra un cacchio la politica e non sono certo cattolico. Dal lato però c'è una funzione sociale che viene meno, cioè se chi non può aver figli può comunque essere aiutato a averne di propri con mezzi, diciamo, indotti. Chi ne sarà poi di tutti quelli che sono stati abbandonati, che non per colpa loro si trovano negli orfanotrofi? E non è discorso né politico né religioso, è puramente funzionale. Cioè, l'adozione va incontro a chi ha bisogno di figli e a chi ha bisogno di una famiglia, da un lato. È una domanda che mi pongo e che mi lascia combattuto fra il sì e non andare a votare, tutto qua. Ok, risposta. D'accordo. Vabbè. Allora, do io questa risposta qua, se mi permetti. Senti, noi come pagani politici sai benissimo che non diciamo mai alle persone cosa devono o non devono fare. Le persone devono essere libere di scegliere quello che loro vogliono, quello che loro sentono. È chiaro che io ho delle predilezioni, tu hai delle predilezioni, io vorrei che il mondo facesse delle cose o lui vorrebbe che il mondo facesse altre cose. Però non possiamo dire alle persone tu devi fare questo. Le persone devono essere libere di scegliere cosa deve fare. Proibire una scelta perché io vorrei che le persone ne facessero un'altra, e questo è sbagliato come linea di principio. Questa è la mia risposta. Poi... Sì, questo è sicuramente vero, e vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che in realtà la legge per le adozioni non è fatta per dare un figlio a chi non li ha, ma per dare una famiglia a chi non ce l'ha. E quindi i bambini possono venire adottati da tutti, anche da quelli che già hanno figli, anzi, così si trovano in una famiglia con altri fratelli. Chi viceversa si trova ancora nelle condizioni di non avere bambini, deve essere veramente posto nelle condizioni di poter fare la sua scelta tra adottare un bambino e tra tentare di averne uno, così come siamo tutti. Certo. Andiamo. Dimmi, dai. Sono Cagni. Io ho letto sul libro che dalla fecondazione artificiale in cui si è messo l'ovulo di una donna non fertile, dopo messo impiantato nell'utero della donna sterile, ma nascono dei figli, ci sono 30 casi in America in cui i geni non sono più di 2 componenti, ma di 3 componenti. E la comunità scientifica non tende a divulgare questa cosa, però è scettica. Cioè, qui se la natura mette dei... Guarda che abbiamo delle espressioni veramente al limite dell'allucinato con questa affermazione. Guarda che io l'ho letto a pagina 80. Di che libro? Del libro di Bocca, il Dio Denaro. Il Bocca e il Dio Denaro. Se vuoi te lo faccio vedere quando adesso ce l'ho a casa, ma effettivamente io ho letto per altre cose e mi è rimasto impressa questa scritta qua. Non so se siano come le armi di distruzione di mano. Sì, forse sì, sai. Ad ogni modo, dal mio punto di vista, la classe politica, invece che fare una legge del genere che fa letteralmente schifo, potevano valutare e fare una ricerca per capire perché una coppia su 5 è sterile. Ecco, sì. Se questo è frutto di un tipo di alimentazione di un certo tipo e di un tipo di uso di farmaci di un certo altro tipo, è chiaro che modificare a monte queste cose qua potrebbe essere migliore. Ormai la patata è fatta e non so come si risolverà. Vi lascio. Sì. Ciao, ciao, ciao.
Sì, in hai effetti, perfettamente ragione. Almeno sull'ultima parte. La prima parte è quell'informazione, in effetti, l'ambiente scientifico, ma anche quello divulgativo, ha questi dati, insomma, ti assicuro, guarda, che è una cosa veramente fuori, cioè, effettivamente come le armi di distruzione di massa, in effetti. Va bene, abbiamo qualcos'altro da dire? Andate, dite, fate, sì, se no faccio io, e se faccio io casca il mondo. No, 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 assolutamente, questa non è una trasmissione, questa è una... Allora, no, io dico una... dire in che cosa consiste un intervento di fecondazione assistita, certo, così la gente magari devi dirlo. A capire un pochino di più. Allora, le metodiche sono varie, ma i tempi di questo tipo di intervento sono un po' sempre questi qua. Primo, intanto si valuta la coppia e va deciso chi effettivamente deve ricorrere a un tipo di intervento di questo tipo. E non sono tutti. Però quando si valutata la coppia, si decida che quella coppia va bene che faccia un intervento di questo tipo, allora quello che si fa è, primo, se la donna ha cellule uovo e ovaie, provocare un'ovulazione somministrando dei farmaci. Questo è quello che viene spesso chiamato bombardamento ormonale. Perché? Perché si somministra una quantità di ormoni piuttosto importante per risvegliare delle ovaie che sono in qualche modo, come posso dire, che spesso hanno un'attività ridotta o che comunque non sono, a noi serve produrre più di una ovulazione, che è quello che normalmente accade nel ciclo, nel mese di ogni donna. Si produce un'ovulazione al mese, ma un ovulo solo non ci basta assolutamente, perché le probabilità di avere una gravidanza su una singola ovulazione sono minime, infinitesime. Allora dobbiamo provocare un'ovulazione multipla, quindi farmaci, poi monitoraggio, vedere l'ecografia, dosaggi ormonali, quando crescono, quanti ne crescono, quando sono cresciuti al punto giusto, fino a quando si decide che è ora di prelevare queste cellule uovo. Allora si fa un intervento che resta un intervento chirurgico, perché bisogna bucare la pancia, sedare la donna in anestesia generale o almeno in anestesia locale, ma comunque sedarla, andare a cercare queste cellule uovo con un tubo che entra nella pancia, si va sopra le ovaie, si aspirano le cellule uovo dalle ovaie e le si porta fuori. Fuori dalla pancia le cellule uovo vanno messe insieme agli spermatozoi del marito, se il marito non è sterile, di un donatore, adesso non più questo, comunque agli spermatozoi. A questo punto normalmente si tratterebbe di vedere quante delle cellule uovo che noi abbiamo ottenuto diventa un embrione, cioè quante di queste cellule uovo vengono penetrate dagli spermatozoi. Questo per dire cosa? Che non tutte le cellule uovo poi vengono effettivamente fecondate se si mettono insieme gli spermatozoi, perché non sono tutte uguali, perché alcune sono sane, altre sono malate, e lasciate a se stesse, la natura stessa che decide quali sono adatte da fecondare e quali no, quali sono gli spermatozoi più attivi che ci sanno entrare autonomamente e quali no. Quindi già normalmente avverrebbe in questa fase una specie di selezione naturale. Dopodiché gli embrioni ottenuti, che potrebbero essere 2, 3, 5, 8, a seconda di quanto ha risposto l'ovaio di quella donna, alcuni sono da mettere in utero per vedere se si verifica una gravidanza, 1, 2, qualche rara volta se ne mettevano 3 prima che entrasse in vigore la legge, e il medico poteva basarsi sulle condizioni della donna, sulla risposta ormonale, sulla sua età, sulle sue condizioni fisiche, su precedenti successi o insuccessi, cioè era il medico che insieme alla donna decideva qual era il trattamento migliore per lei. Dopodiché l'embrione o gli embrioni venivano inseriti in utero e si aspettava a vedere se si verificava una gravidanza. Gli embrioni in più, diciamo quelli che erano più che 2 o al massimo 3, quelli che però si erano formati, che avevano cominciato a svilupparsi, venivano congelati. Perché? Perché siccome solo nel 30% dei casi, quando va bene, queste metodiche effettivamente portano una gravidanza al primo colpo, si poteva pensare di utilizzare quegli embrioni messi da parte per tentare un'altra gravidanza. Adesso questo non è più possibile, intanto non si possono creare più di 3 embrioni, quindi bisogna utilizzare solo 3 cellule uovo e le altre buttarle via. Dopodiché questi 3 embrioni, se sono 3 tutti e 3, non si può più decidere di impiantarne uno o due e tenere l'altro di riserva, bisogna comunque piantarli tutti e 3. Questo cambia profondamente il modo in cui si fa fecondazione assistita, non è più un'attività, un atto medico proporzionato, personalizzato sul paziente, scelto sulla base delle sue condizioni, del suo interesse fisico o psichico o quello che è, del suo interesse. No, diventa standard, uguale per tutti, o così o niente.
e questo crea dei limiti enormi, sia le possibilità di successo, ma anche crea delle difficoltà, perché a volte, soprattutto nelle donne giovani, i tre embrioni, se ci sono, sopravvivono, cioè messi in utero, creano effettivamente tre gemelli. Con tre gemelli le probabilità di avere malattie della gravidanza aumentano molto, gestosi, ipertensione, malattie del fegato, di tutto. Aumenta la probabilità di parti prematuri, e quanto più prematuro è il parto, tanto più è possibile che i bambini abbiano anche degli esiti neurologici. Sono bambini che poi magari possono restare con difficoltà, spastici o comunque con problemi. Quindi questa legge non è che aiuta le coppie, questa legge crea delle discriminazioni enormi e rischia di creare anche dei problemi enormi. Va bene, va avanti. Ma io invece, siccome ripeto, la competente è l'Anni, senz'altro, io invece invito chi ci sta ascoltando a partecipare venerdì alle 21 in Sala Paladin a Padova, nel Palazzo Moroni, alla presentazione del libro La fecondazione proibita di Chiara Valentini. Ci sarà Franca Bimbi, ci sarà Enrica Finotto dell'associazione Cerco un Bimbo e Rosanna Tosato, sempre del comitato per il sì che si è creato a Padova. È un appuntamento importante proprio per chi vuole capirne di più, vuole saperne di più. Ecco, sottolineo il fatto, noi hanno aderito al nostro comitato, hanno aderito partiti, hanno aderito associazioni, gruppi e adesioni singole, e sono particolarmente significative le adesioni di queste associazioni, questa associazione Cerco un Bimbo, no? Che è fatta di donne e uomini che hanno vissuto il problema della fecondazione assistita, quindi portano sempre le loro esperienze che non sono esperienze, come dire, semplici, sono personali, sono percorsi poi anche pesanti, perché c'è chi ha dovuto sottoporsi a 6, 7, 8 tentativi. E quando quindi cominciano a tagliarti la pancia, cominciano a bucarti, eccetera, certo, non è un divertimento, è la fecondazione assistita, è veramente una roba pesantina. Cioè, provate un po' a pensare, vi bucano la pancia, vi trapannano, vi mettono in anestesia, non sapete neanche se vi svegliate dopo, magari a qualcuno piacerebbe non svegliarsi più, invece no, dopo magari ci si sveglia con la pancia tagliata. Sì, è mica piacevole, questo, sì. E poi tutto questo è fatto, io dico, per una scelta d'amore, no? Per una scelta di una coppia che vuole che ma vuole avere un figlio. Fa, dico io. Ma questa è roba mia, naturalmente. Ecco, sono veramente molto significative, no? E anche a volte commoventi, no? Queste testimonianze, e fa proprio capire perché la legge 40 è una legge che invece limita e violenta in qualche modo, sì, no? la libertà, e crea molta sofferenza nelle persone, nelle coppie che desiderano appunto avere un figlio con questa metodica. Sì. Ma tutti i nostri radioascoltatori andranno di porta in porta, andranno a dire alla gente di andare a votare, andranno a dire alla gente di alzare il culo dalla sedia, come si suol dire, e di darsi una mossa, perché non è possibile che i nostri radioascoltatori non lo facciano. Se no, ricomincio con la prima trasmissione a parlarvi del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth, e sapete che dopo, quando comincio, dopo non ammolo più. Allora, se volete che continuo con le trasmissioni invece più tranquille e con i nostri ospiti, vedete un po' di alzare le chiappe e di far votare al referendum. Proviamo a vedere se qualcuno pronto. Oh, carissimo, mi mancavi tanto. Vedi, noi abbiamo un pubblico estremamente affezionato di cattolici che ci seguono da una vita e hanno un odio per questa trasmissione che è ferocissimo. E sono 10 anni che questi non possono fare a meno di non ascoltarci. Infatti, uno dei più grossi successi di questa trasmissione è stato anche scritto da dal giornale Panorama. Questa trasmissione è uno dei successi qui nel Veneto, c'è una trasmissione di successo, ma uno dei suoi successi è dovuto proprio perché i cattolici non possono fare a meno di ascoltarci. Dopo vanno a confessarsi e dopo i poveretti vanno da Francesco a dirgli: ma le donne sono venute, hanno ascoltato la tua trasmissione, si sentono in peccato.
Ed è la cosa micidiale. Ma cosa volete farci? Noi siamo apprendisti stregoni, siamo pagani e non possiamo farne a meno. D'altronde. E noi qua rappresentiamo le streghe. No, no, voi qui rappresentate quelli del comitato per la fecondazione assistita. Oh, ecco. E basta. Cioè, e siete ospiti, no? Perché i principi, poi alla fine, alcuni dei nostri principi collimano con certo. gli intenti del referendum, per questo motivo. Pronto? Eccolo qua. Si manca. Cosa fa tu? È un rutto. Oh, era tutti perché quelli che fa mio figlio, siamo abituati. Sì, ma no, ma è che i cattolici riescono a esprimersi soltanto in questo modo. Ed è la struttura culturale che li porta a esprimersi in questo modo. E d'altronde lui una sua mezza espressione. Ma no, dai, non sono tutti così. Ci sono dei cattolici bravissimi. Davvero? Sì. No, ci sono dei cattolici bravissimi, no, li conosco. Non li quando arriviamo noi. Vabbè, sì, cioè, davanti a noi cioè, perdono tutto la loro. Pronto? Vedi. Ma il problema vero è che se tu gli riconosci al cattolico una dignità nell'esistenza del suo Dio, o una dignità nel Gesù di Nazareth, nel pazzo di Nazareth, e loro sono disponibili a parlare, sono anche aperti. Ma quando tu gli dici. Tu Dio non esiste, dunque non esiste la creazione, dunque l'uomo non è creato di immagine e somiglianza di Dio padrone, dunque l'uomo deve prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, deve essere padrone di se stesso, deve costruirsi, deve attrezzarsi per vivere al meglio. E dici, il tuo profeta non è mai esistito, è un povero pazzo, uno che ordina di sgozzare la gente, e glielo dimostri perché c'è scritto così, a quel punto sanno più dove attaccarsi, capisci? C'è tutta la loro disponibilità. Qui ci sarebbe da discutere, nel senso che io quando discuto con i cattolici non discuto mai in questi termini. Ma io sono una persona religiosa, quindi, capisci? E questo... Ma in effetti nella società civile convivono tutte le anime, perché i problemi centrali che fa la democrazia, i problemi centrali sono quelli della società civile. Noi siamo persone religiose, delle proposizioni religiose, e ci scontriamo con altre proposizioni religiose, per cui c'è una messa in luce di quello che è la religiosità delle persone. Non è ovviamente il tema di cui stiamo parlando, ma insomma io per come la vedo io il rispetto reciproco va preteso. Sì, ma come lo pretendo io, giusto per certo, lo ma infatti, altri, ma deve essere certo, ma infatti noi ai cattolici, ma ai cattolici noi li rispettiamo come persone, capisci? È che le idee discutiamo. Certo, le idee si possono sempre discutere. Pronto? Pronto, ciao Claudio, ciao Gabriella. Ciao, dimmi. Ciao, sta attento. Al di là di tutto penso che qua non sia un problema dei cattolici o dei protestanti o dei arabi o di cosa, qua ci sono cretini e basta. Ah, quel che ruta? Sì, se te vuol metterla così. Va, lasciamo stare, tanto io e te ci siamo già parlati. Sicché, no, stavo pensando alle signore lì che hanno perfettamente ragione, prima c'era quel signore che diceva, vi ho sentito in macchina, sono tornata adesso, e c'era quel signore che diceva, penso che ne abbiamo parlato a sufficienza, no, non ne abbiamo parlato proprio per niente a sufficienza, bisognerebbe fare un non stop 24 ore su 24 su tutte le trasmissioni, che allora forse qualche cosa la gente capirebbe, ma perché stanno creando di quei problemi, ma solo una demenza senile può produrre una legge del genere. Solo una demenza. Ma anche la malafede, non solo la demenza, anche la malafede. Ma malafede, non lo so, qui non si tratta neanche più solo di malafede, Claudio, perché i problemi che poi sorgono dopo per la persona, per quello che nascerà, sono cose che vanno al di là di ogni decenza. Perché dopo ti fanno la morale, perché ogni forma di vita è sacra, ma quella forma di vita è sacra solo per chi si acciuccia. Perché io sono da 35 anni che ha forma di vita, capisci tu? Sì. Al di là che gli voglio bene, ciò non toglie che non abbia la capacità di ragionarti sopra e di dire quanti problemi pone. Certo. Nel senso che tu li puoi volere bene, tu li puoi. Guai chi che lo tocca, Claudio, ma non è questo il problema. È tutto quello che gli manca poi, che gli manca a lui e che è mancato a me. Certo. Perché in fin dei conti, anche solo, non so, a un certo punto, no? Tu pensa quando era piccolino, adesso con qualche cosa ti salvi, con qualche cosa. Tu pensa quando era piccolino Giuliano. Allora, io non potevo andare a lavorare perché dovevo curarlo. Sì.
non potevo servirmi dell'asilo nido perché non c'erano asili nido che l'avrebbero ricevuto. Non potevo lavorare in nero perché era proibito lavorare in nero e non c'era altra soluzione. Certo. Perché è una roba talmente assurda che ti non te neanche una idea di dove chi te pone, solo demenza senile. Infatti. Ise tutti da, come dice, da certificare e darghi a pensione. Certo. Ecco, perché a volte mi domando dov'è l'handicap? Sì. Capisci tu? Comunque poi dopo. Ma loro non gliene frega niente. No, no, problemi sono tuoi, no? Non frega niente perché ti pongono di quei problemi che sono robe allucinanti. Allucinanti. Adesso ti dice qualcosa, Anni. Comunque, sì, okay. Vabbè, buona continuazione. Ciao, poi beh. Dopo io e te lo sai che sì, dai. Ciao, ciao, Claudio. Ciao, ciao. Io credo che la signora abbia davvero ragione nel dire ne abbiamo parlato davvero poco. Ne abbiamo proprio parlato troppo poco. È una cosa di cui ci sarebbe davvero bisogno di parlare. Bisognerebbe bisogno di sentirla. Proprio le testimonianze di quelli che i problemi se li stanno vivendo sulla pelle. E io devo dire una cosa, che proprio parlando di demenza, sì, la cosa incredibile io trovo è proprio quella, il fatto che chi ha fatto la legge, e mi riferisco alle ultime cose, comunicazioni di Gianfranco Fini, chi ha fatto la legge adesso voterà contro la legge, cioè questo è un delirio. Questo dice che vota tre sì. Io sono ben contenta che lui vada a votare tre sì, ma perché non poteva fare a far votare. Ma non poteva fare la legge in un altro modo, o visto la che così non va bene. Ma siamo fuori di testa. Un po' di fatica ce l'ha fatta fare, insomma. Dai. Guarda che razza di fatica dobbiamo fare. Pronto. Adesso. Pronto? Allora. Ciao, dimmi. Ciao. Niente, sono completamente d'accordo con voi sul discorso della fecondazione medicalmente assistita. Basta un po' la radio per piacere. La spengo. Grazie. Grazie a te. Senti, non ti sento però. Mi senti adesso? Adesso ti sento. Perfetto. Pronto? Sì, sì. Niente, devo levare la mia voce. Tu parla tranquillo che non sei in linea. Perfetto. Ok. Niente, sono perfettamente d'accordo. È la prima volta che vi telefono alla vostra trasmissione. Sono anche solidale con voi, anche se non sono religioso. Mi stanno molto più simpatici i vostri dei e le vostre dee, che mi sembra che trombassero, che bevevano, erano felici, molto più del Dio cristiano. La vita deve essere vissuta in maniera felice, sai. Sì, infatti. Niente, un appoggio, una solidarietà, basta così. Grazie. E tu parla grazie con voi, tutti quei ciao. Vicini certo. Per invitarli a votare. Tutti i nostri radioascoltatori, non ti preoccupare, saranno tutti mobilitati. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao, un secondo e mezzo, due parole. L'offerta è dono, e quello che ha dono doveva fare, così lo fa anche l'uomo. Okay. E ora, siccome che quando siamo all'estero, allora le finanze di sanità non usano, mia con l'Italia, bisogna che compra più, solo chi che ha dono e offerta. Ok. Chi lavora tanto, bon. Chi lavora tanto, che ha niente. Ciao Alessandro, ciao ciao. Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Pronto, mi senti? Sì, benissimo. Perfetto. Pronto? Sì, pronto. Allora, sono Fabiola, volevo ringraziare le ospiti per la trasmissione e se potete ricordare l'incontro che c'è venerdì a Padova, l'orario e la sede. Lo ridiciamo subito. Grazie. Ciao. Continuate così, grazie, ciao. Ciao, ciao. Allora, venerdì in sala Livio Paladin a Palazzo Moroni c'è la presentazione del libro di Chiara Valentini, La fecondazione proibita. Saranno presenti Franca Bimbi, che è una docente all'Università di Padova, nonché poi neoassessora al Comune di Venezia, appena stata nominata, Enrica Finotto dell'associazione Cercumbimbo e Rosanna Tosato del Comitato per il Sì. È importante partecipare. Pronto? A questo incontro. Sono De Bassano. Sì? Devo dire, intanto, quanti complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo farti i complimenti per la trasmissione, perché è veramente interessante. Mi sono io qua a tornare a casa e ho sentito a tratti. Il discorso è molto semplice. Chi che fa le leggi, bisogna dire che chi che fa le leggi prima è applicasse l'ori e mantenesse l'ori quello che c'è scritto e quello che fa. Di solito non succede mai così. Specialmente quando che te vedi di capi di Stato, di tutti gli stati, che va a dargli a mano a un pazzo
che se sentà là in Vaticano, un pazzo, perché... Beh, spero che tu abbia prove consistenti nell'affermarlo, perché io ho delle prove, ma sai, per certe cose, però... Ascolta, dimmi. Ascolta, so che ti te ogni domenica messa, dai. Sì, come no. Però adesso, rispettando anche tutti quanti le idee di Casella, adesso disegna loro cose chi magna, come che loro puoi applicare le leggi sulla fecondazione su tutto questo che non dà assolutamente nessuna prova ed è... e testimonianza di come che bisogna certo, pa condurre certo, una famiglia eccetera, cosa vuol dire aver fiori e aver certo, fiori anche mai oppure 20 parenti mai, prima cosa. Dopo seconda cosa, bisogna anche vedere quanto che uno ciapa e cosa che fa, perché mi posso ammirare una persona che lavora e si fa il culo e dopo a fine e se c'è pischei, però fare leggi in modo che se c'è pischei multinazionali, e questo che dico mi non è solo il discorso della fecondazione artificiale che c'è un casino di interessi sotto farmaceutici, ma anche quello che vuol dire sui OGM e tutte le altre storie che la Chiesa è sempre stata a favore, certo. Quindi sul discorso che ti dici ti anche sul paganesimo eccetera, mi avevo un po' letto il discorso là di cui chi dice certe teorie, non entro nel campo del Vangelo, cioè, perché quella cosa là bisognerebbe un po' discuterla, però il fatto di rispettare la natura, ognuno può prendersi in considerazione cosa che dice, oppure leggersi i giornali di cosa che dice il cardinale Ruini, adesso il nuovo Papa, che non esprimo il mio giudizio per non rovinarmi la giornata, e tutta questa gente qua che c'è scritto sui giornali, e ora bisogna dire cosa che lui mette a disposizione come informazione e con chi applica nel momento in cui va a rispecchiare nella sua realtà, certo, cioè, sì, sì, parlare sì, e non fare. Sì, mi metto anche me in primo piano. Sì, in effetti, ma mi metto in ambiente pubblico. Ma vedi, devi capire che un cristiano normalmente lui segue il dettame di Gesù di Nazareth, che dice: io dico a voi che siete in ginocchio davanti a me che dovete amarvi, non che io vi debbo amare. Capito? Per cui, le leggi non si applicano mai al padrone, non si applicano mai a Dio. Mi devo parlare tre volte sul discorso di Gesù di Nazareth, non condivido con te, però il discorso, mi rispetto quello che ti dici, però non possiamo farsi, tra virgolette, condizionare o comandare o porre anche come punto di riferimento un'associazione a delinquere che è quella che è in Città del Vaticano, che comanda, che se anni e anni, decenni, e che comanda sei fortunato, sei fortunato che io ho le prove per la pazzia e ho le prove che è una situazione a delinquere, ma se io non avessi le prove, sai che saremmo stati denunciati per la tua telefonata? Sei molto fortunato che io ho tutti i dati e tutte le prove. Ma sì, aspetta, dimmi. Niente, puoi anche denunciare. No, no, denunciavano me, denunciavano, se io non avevo le prove. Non hai sentito le cose che dico. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Tutto il mondo. Certo, certo, certo. E anche certo. Va bene. Altro spazio di altri. Ciao, carissimo, ciao. Bene, l'ultima telefonata e dopo chiudiamo la trasmissione. Pronto? Niente. Allora, volete dire qualcosa in chiusura della trasmissione, che siamo alla fine? Io. Cioè, naturalmente questa, ti ripeto, è uno spazio... no, basta, Stefano. È uno spazio religioso che corrisponde ai principi che vengono proposti proprio con questo referendum, cioè proprio con l'abrogativo del referendum. E i radioascoltatori, naturalmente, di questa trasmissione sono radioascoltatori che ci seguono ormai da 10 anni, conoscono perfettamente il pensiero e in particolar modo anche le modalità con cui noi esprimiamo il pensiero, cioè nel senso che il linguaggio nostro è un linguaggio emozionale, cioè è un linguaggio molto vivo. Per cui non è un linguaggio diplomatico, cioè, essendo proprio un linguaggio religioso. Bene, questo era l'insieme. Se volete concludere qualcosa, prima che chiudiamo. Ma io penso che la cosa importante da dire è che sia più gente possibile che va a votare, nel senso che bisogna convincere tutti i nostri amici, quelli più giovani di noi, quelli più vecchi di noi, i figli, gli amici dei figli.
perché questo è un referendum importante, ma dico al di là di quello che è il credo religioso, tant'è vero che poi è estremamente trasversale anche il nostro comitato per il sì, è fatto di gente che veramente è di qualunque estrazione religiosa, laica, meno laica. Il discorso non è questo, è un discorso veramente di democrazia e di leggi uguali per tutti, è un discorso di pari opportunità. Quindi io credo che tutti devono andare a votare, dobbiamo cercare di fare che tutti vadano a votare. L'importante è parlare non solo con quelli che già la pensano come noi, che quelli a votare ci vanno già, ma con quelli che ancora non sanno cosa pensare, con quelli che la pensano in un altro modo, perché solo cercando di far capire agli altri come stanno le cose riusciremo a fare che la gente vada, altrimenti tutti quelli che in questo momento non hanno questo problema si sentiranno estranei, non gliene potrebbe fregare di meno, tanto poi la cosa riguarda gli altri, solo che gli altri siamo tutti. Bene, sì, anch'io saluto, magari do un'indicazione dell'indirizzo email del nostro comitato, certo, perché daglio, è anche importante, subito, è referendum per il sì, @cglpadova.it, e il numero di telefono è lo 049 89 44 211. Noi accettiamo. È importante, insomma, sia l'appuntamento che ho detto prima di venerdì. E poi nel sito, per chi vuole saperne di più, nel sito della CGL Veneto, sotto donne, può trovare materiale che spiega bene tutti i quesiti, e anche questo è un materiale che mettiamo appunto a disposizione di tutti. Noi nei nostri gruppi, nella nostra mailing list, abbiamo già diffuso il materiale che ci ha mandato la Paola l'altra volta. Benissimo. Allora, ringraziamo comunque tutti gli... dell'attenzione. Io ho dovuto fermare qui perché ci sono due cosette che non vi ho detto, cioè che da ricordare. Innanzitutto sabato 14 qui in Radio Gamma 5 a sala dibattiti terrò il dibattito di stregoneria sullo scetticismo, e parleremo di scetticismo alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5, per cui appuntamento è per sabato 18 maggio. E in più vi ricordo sabato 18 giugno c'è il rito del solstizio d'estate presso il Bosco Sacro di Jesolo. E se qualcuno arriva prima e mi dà una mano a portare la legna per il falò, mi fa un piacere. Se qualcuno non arriva presto, mi arrangerò da solo come gli altri anni. Forse quest'anno faremo anche la consacrazione della statua della Nike di Samotracia. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19. Alle ore 19 c'è la Rosanna, la presidente del comitato. Non sei Rosanna. Un'altra Rosanna. Ah, vabbè, ok. Presidente del comitato, sempre sulla fecondazione assistita, e continueremo sempre il discorso sulla fecondazione assistita. Ciao a tutti e a risentirci.